Comunque, sì, dimmi, non ci devo andare. Perché? Perché ti fa leggere la musica, studiare la musica, la lettura degli spartiti, ma che mi serve? Sai che è rottura leggere gli spartiti? Sì, sulla lettura a prima vista ti do ragione, è una rottura. Però mi ha aiutato anche quella. Spiegati meglio. Perché quando ad esempio ascolto la ritmica di un brano, riesco subito a capire quali sono le pennate e come eseguirla velocemente. Il mio approccio è più veloce. Vero. E per gli assoli? Per gli assoli la stessa cosa. Riesco a dividerlo meglio in parti e a scrivermi lo spartito abbastanza facilmente. Sia assoli semplici che assoli difficili. Certo c'è da studiare. Sì, ok. Però cosa? No, niente. Lascia perdere. E comunque, mi hai capito. Sì, ok, ho capito, non ci devo andare. Ma perché? Sì, perché ti fa studiare l'armonia, le scale, i modi. Ma se non studi l'armonia non capisci quello che fai quando fai un assolo. Ma se devo fare un assolo guardo un tutorial, che mi interessa? O ti perdi una nota e non riesci più a suonare. Non capisci gli assoli fatti dai tuoi chitarristi preferiti e non riesci a suonare nemmeno un tuo assolo. Sì, ok. Però cosa? Però niente. No, niente. Lascia per... Sì, lo sai che voglio dire. Sì, lo so, non ci devo andare. Perché? Perché rompe le scatole con l'impostazione, con la tecnica. È vero, sul discorso della tecnica sì, è veramente un rompiscatole. Però con lui ho risolto un problema di tecnica e di impostazione che avevo, l'ho risolto definitivamente. Sì, lui dice che se hai una buona impostazione e una buona tecnica suoni bene due note o 2000 note. Ma secondo te pure chi comincia può creare una buona impostazione e quindi una buona tecnica? Sì, certo. È meglio insegnare da zero che correggere. Quindi anche chi comincia da zero può crearsi una buona impostazione e una buona tecnica. Importantissimo. Sì, ok. Però... Sì, però, ho capito. Però cosa? No, niente. Lascia vedere.